Cambiamo di nuovo argomento perché il 2 dicembre è uscito La Casa delle Voci, scritto da Donato Carrisi, edito da Longanesi. Carrisi lo conoscete tutti, è un autore di diversi bestseller internazionali e regista di due film tratti dai suoi libri che sono La ragazza della nebbia e L'uomo del labirinto, recentemente usciti nelle sale. È considerato un maestro del thriller, è tornato ai microfoni di RTL 102.5. Donato Carrisi, buona giornata e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Che piacere, e ci creda, non si tratta qui di alzarsi in piedi e applaudire o suonare i violini. Lei è uno dei pochissimi autori italiani che ha fatto ciò che nel mondo anglosassone è decisamente più frequente per i grandi scrittori, quelli di successo, cioè essere una sorta di holding, no? Scrivere, curare i, magari o direttamente come nel suo caso, i film, essere molto attento a ciò che si ricava dai propri scritti. Complimenti, vuol dire, ecco, veramente portare il frutto della sua immaginazione, della fantasia, la sua arte a disposizione di tutti. La sensazione è che si diverta un mondo. Tantissimo mi diverto, ma io mi definisco soprattutto un narratore, e questa cosa comincia dalle fiabe della buonanotte che racconto a mio figlio ogni sera e poi passa attraverso i libri e arriva sullo schermo. Ciò che conta è raccontare una storia e soprattutto suscitare un'emozione nel pubblico, evocare questa emozione, far risalire nel cuore l'emozione sopita, per esempio la paura del buio che avevamo quando eravamo bambini. Ecco, quando ci riesco sono soddisfattissimo. E arrivando invece alla Casa delle Voci, che cosa indaga in questo nuovo testo? Ma questa è una storia strana perché è un thriller che non ha bisogno di crimine, non c'è una scomparsa, non c'è un omicidio, non c'è una vittima e soprattutto non c'è un mostro. La sfida era: si può fare paura senza un mostro? Lo spunto nasce a Firenze, dove c'è un ipnotista, l'addormentatore di bambini, e uno psicologo infantile che si occupa appunto di risolvere alcuni ricordi problematici nella mente di un bambino, e lui è costretto ad occuparsi di un caso, del caso di un'adulta, di una donna, che ricorda un omicidio avvenuto nella sua infanzia, e piano piano la storia di questa donna si insinuerà anche nella sua. Senta Carrisi, mi è venuta curiosità perché lei prima faceva riferimento alle fiabe che racconta al suo bimbo. Facciamo una cosa che non si è mai fatta alla radio: ce le racconta una fiaba con il tono e il modo con cui si rivolge a suo figlio? No, guardi, gliene racconto una ancora più terrificante, che per mio figlio ormai è acqua fresca, che una fiaba che mi raccontava mia nonna da bambino e che è tratta da un fatto di cronaca avvenuto a Martina Franca, il piccolo paese in cui sono nato, ed era il caso di una donna che aveva non solo fatto a pezzi il marito, ma dopo averlo confezionato in vari pacchettini l'aveva gettato in mare. Ecco, la fiaba iniziava così: con il marito che tornava a trovare la moglie, come una voce attraverso il camino, e le diceva: Maria, Maria, ridammi il braccio mio, Maria, Maria, ridammi la testa mia. Ecco, essendo cresciuto in questo modo, lei capisce che ovviamente non poteva spiegare delle cose. Ecco, tra l'altro, caro Donato Carrisi, oltre che è assolutamente straordinario il lavoro che ha fatto sua nonna, perché l'ha reso ricco e famoso in prospettiva, ma a parte ciò, in realtà, se uno poi va a leggere la versione originale delle favole, non quelle della Disney, non edulcorate da Disney, ma le versioni dei fratelli Grimm, e siamo lì a quello che avete sentito adesso con Donato Carrisi. Da questo punto di vista, le vogliamo chiedere questo: il principe De Curtis in arte Totò, insomma, uno che sapeva far ridere, però ci teneva a mantenere le distanze e dire sì, ma io nella vita non è che devo far ridere ogni momento. Donato Carrisi, che scrive thriller clamorosi, ha fatto spaventare milioni di persone, nella vita cos'è? Un compagnone, uno che ride tanto, è uno allegro, racconta le barzellette, ha dei tratti di ciò che scrive? Assolutamente, sono anche un fifone, devo dire la verità, perché se non provassi prima di tutto su me stesso la paura non riuscirei a trasmetterla, per cui chi mi conosce sa benissimo che sono pieno di paura. Ma coabita un mostro dentro di lei? Ma il mostro non direi, il mio mostro si nasconde nell'armadio, nel mio armadio in camera da letto, che chiudo bene ogni sera perché ho sempre paura che si apra da solo. C'è la nostra collega Legrenzi che annuisce come se ce l'avesse anche lei un mostro nell'armadio. Non ho l'armadio io. Chi non ha avuto, ragazzi, un mostro nell'armadio? Scusate, ma chi è che non ce l'ha avuto? Sono gli scheletri. Che cosa sono quelli lì? No, mostri, non scheletri, è un'altra storia. Mostri, io non so.
Beh, da bambini ce l'avevamo. Cosa, io anni fa cercavo una paura da raccontare, la trovai su una frase scritta su una t-shirt indossata da una bambina a Londra. La frase diceva più o meno così: non sai cos'è la paura finché non senti un colpo di tosse provenire da sotto il tuo letto. Ecco, questa è la sintesi massima, secondo me, della paura. È verissimo. Guardate, mio figlio l'altra sera dormiva in camera, aveva la sorella a letto a castello sopra, si era dimenticato che ci fosse la sorella, ha urlato nella notte: mamma, c'è qualcuno sul soffitto, anni tre. Perché in quel momento il bambino prova la paura. Esattamente quello che ha raccontato Donato Carrisi. Povero Riccardo. Ragazzi, povera Amelia. Dormiva. Allora, salutiamo e ringraziamo di cuore davvero Donato Carrisi, La Casa delle Voci, l'ultimo lavoro, ma ce ne sono tantissimi se vi piacciono da leggere. Grazie, a presto. Grazie, grazie a voi.